Buongiorno e bentrovati con questa edizione di Mattino 6, questo venerdì 17 agosto 2018, pronti a sfogliare i quotidiani nazionali e locali, ovviamente su quelli nazionali in primo piano, eh, ancora le conseguenze della tragedia del ponte Morandi a Genova, ma eh, anche la scossa di terremoto, la eh, seconda forte in due giorni che si è registrata in Molise. Una scorsa che è stata nitidamente avvertita anche nella nostra regione in Abruzzo, tanta la eh, paura, magnitudo di 5.1 rivista. Inizialmente era stata assegnata una eh, magnitudo di 5.2, ancora una volta con epicentro eh, a Montecilfone a circa eh, 30 km da eh, Campobasso. Per fortuna non ci sono danni a, 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 alle persone, pochissimi danni alle eh, cose, ma tantissima eh, paura non solo. Nella località dell'epicentro e quelle limitrofe, chiaramente tutti questi argomenti li ritroveremo nel corso della rassegna stampa. E infatti, iniziamo proprio con le quattro edizioni del centro che sono piuttosto simili. Infatti, ecco l'apertura: nuova scossa, trema L'Abruzzo, epicentro in Molise, ha vasto, chiuso il viadotto, stoppa i treni fino a Foggia, e poi ancora l'effetto. Genova, sulla nostra regione, in A24 e A25 i lavori sono stati bloccati. Strada dei parchi dice viadotti sicuri in Abruzzo, ma c'è timore per il futuro se non arrivano fondi. Però insomma, queste foto scattate non sono granché rassicuranti sulla condizione di alcuni viadotti, in particolare dei pilastri che li sostengono. E poi ancora sempre in riferimento alla strage di Genova, autostrade, il governo si divide sulla revoca della concessione, si cercano decine di dispersi, PM, ipotesi, attentato alla sicurezza. Di spalla altri richiami intanto per la politica, Abruzzo verso le elezioni, braccio di ferro su due date. Poi ancora dopo 13 giorni d'agonia è morta la signora Ustionata a Carpineto della Nora. A Pescara, poche Ehm, presenze, ma funzionano gli agriturismi. Poi in basso eh, per lo sport, eh, scontro eh, sui eh, calendari con 19 squadre. La B-Sciopera si decide lunedì. Eh, Lasso calciatori incontra i capitani per far slittare l'inizio del eh, torneo. E, eh, proseguiamo, ma come vediamo anche nelle altre edizioni del centro, l'impaginazione eh, eh, appunto della eh, prima pagina resta la medesima. C'è una modifica su alcuni richiami, ecco. Qui siamo sull'edizione teramana: si muove il comune a Teramo via i controlli sui tre ponti della città, sempre questo appunto come conseguenza di quanto accaduto a Genova. Sempre a Teramo denunciò falsi abusi, licenziata una vigilessa. In basso, Asle, in arrivo: 130 assunzioni, presto altri concorsi per i posti da impiegato iscritti in 2400. Negli ultimi tre anni sono. Sono state 854 le assunzioni già eh, fatte. Eh, questa è di Chieti Lanciano Vasto Chieti che è stata colpita peraltro dal nubifragio d'inizio settimana e dopo il nubifragio Chieti cade a pezzi la città cade a pezzi a Lanciano una voragine si apre sotto i negozi e poi ancora in basso sgominati i negozi della droga a Vasto e San Salvo 14 arresti sotto accusa tre famiglie Rom e poi ancora l'edizione eh, aquilana del centro ehm, a Fontesecco 30 famiglie hanno paura del eh, ponte chiuso a Sulmona verifica sul Capograssi sosta eh, vietata e poi ancora mh, ospedale di Avezzano ambulanze bloccate dalle auto il parcheggio selvaggio provoca il caos al pronto soccorso e siamo alla prima pagina eh, del mh, Messaggero eh, Abruzzo eh, viadotto di, eh, allarme e psicosi. Strada dei Parchi rassicura: se le autostrade fossero pericolose, non sarebbero aperte, ma se non saranno sbloccati i fondi, valuteremo di restituire la concessione al eh, governo. Sotto la testata, eh, Nina Zilli, stasera sul palco, l'esibizione a Francavilla al mare, all'Aquila con le mani di Gio Gremita. Ma niente giochi di luce. Poi per il mercato di Serie B Pescara e Juventus tentano il colpo in Extremis, maxi operazione aperta con i campioni d'Italia per chiudere entro le 23. In realtà, lo stop del mercato è alle ore 20. Per Elisalde la trattativa è di prestito con diritto di riscatto a 4 milioni. Di spalla, sciolto il Consiglio regionale. Ora la palla passa a Lolli e poi le parole della consigliera pentastellata Sara Marcozzi. Adesso si torni al voto entro tre mesi. La fotonotizia: Genova come Rigopiano, le accuse del Comitato vittime, le parole del rappresentante, presidente del Comitato vittime eh, di Rigopiano, Gianluca Tanda. E poi in taglio medio torna l'incubo terremoto avvertito in tutta la regione, resta alta la preoccupazione dopo la scossa di 5,2 alle ore 20.19 eh, in eh, Molise. Poi ancora la cronaca: lite tra Tunisini e Rom, spunta un coltello, tutto questo a Montesilvano e nel Vastese, colpo allo spaccio, 15 arresti. E andiamo ora con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo: le autostrade. Abruzzesi sono sicure. Strada dei Parchi interviene dopo il crollo di Genova, sono strutture completamente diverse. Poi, sotto la testata, terremo terremoto di magnitudo 5.2: la scossa in Molise fa tremare anche eh, l'Abruzzo. A Sant'Omero, polemiche sulla sicurezza del municipio. A Roseto, il sindaco promuove la stagione. Poi la fotonotizia eh, relativa al Ferragosto: fa, eh, Vandalin in spiaggia decine di ricoveri per abuso d'alcol e tanti danni. Dispar Spalla in provincia. Eh, I nostri ponti sono eh, sotto controllo a Teramo sopralluogo del sindaco sui viadotti eh, cittadini e poi ehm, il Codacons chiudiamo a 24 e a 25 ai mezzi pesanti. In basso Castelli eh, rivive la tradizione del lancio del piatto e poi esplosione in A14, la rinascita di Borgo Panigale inizia da eh, Castilenti. Eh, andiamo ora sulle mh, prime pagine eh, nazionali. e partiamo da Repubblica ehm, che ehm, apre così ecco perché il ponte è crollato l'allarme lanciato un anno fa eh, a Genova si cercano ancora 20 dispersi scontro tra Di Maio e Salvini sulla revoca della eh, concessione ad autostrade poi ancora eh, scossa eh, di 5.1 epicentro in Molise, la terra trema di nuovo paura nel centro sud, poi in basso è scomparsa a 76 anni eh, Areta, Areta Franklin, chiaramente, regina di Sole e Libertà, l'ultimo applauso eh, dell'America. La prima pagina del Corriere della Sera. Il governo si divide su autostrade. Di Maio, revochiamo la concessione. Ma Salvini frena, si scava ancora in venti sotto le macerie. Forte calo in borsa di Atlantia. Mercoledì il consiglio. Scontro: 5 Stelle, Renzi sui finanziamenti dei Benetton. Poi sotto la testata, aveva 76 anni, come abbiamo visto. Addio ad Aretha Franklin, la regina del Soul. E poi ancora in taglio medio nuova scossa in Molise, Crepe e gente in strada avvertita fino a Napoli questa scosta come detto magnitudo 5.1 più alta di quella di martedì sera come detto inizialmente 5.2 la magnitudo poi rivista 5.1 e siamo ora sulla prima pagina del fatto quotidiano il dossier autostrade e Benetton noi paghiamo, i ponti crollano, loro eh, incassano. Loro, intesa in come famiglia eh, Benetton, da vent'anni eh, lo Stato regala ad Atlantia profitti miliardari senza pretendere gli investimenti promessi: eh, 38 morti e 20 dispersi. E poi ancora in basso il Premier Conte torna giurista per revocare la eh, concessione, soldi e pubblicità per farsi amici eh, partiti, TV e eh, giornali. E poi in taglio. Eh, medio, eh, Bucarest basta corruzione in piazza per fermare la peste rossa, multe e botte non ci eh, fermano. La prima pagina di eh, Libero, la prossima volta fatelo così. Copiamo da quelli capaci. Il ponte di Brooklyn a 135 anni è più lungo del gemello crollato a Genova ed è ancora lì. Ecco perché Di Maio contro Benetton nazionalizziamo le autostrade. Ma Salvini tratta altri viadotti a rischio in mezza Italia, quasi 50 morti, e eh, gli eh, islamici eh, esultano. E poi ancora la prima pagina della stampa Genova eh, rivolta contro i funerali di Stato e Consob frena il governo su autostrade, recuperati 38 corpi, la procura tra 10 e 20 persone ancora sotto le macerie. Il vice premier Di Maio apre alla gronda la metà dei familiari sceglie, esegue private, altri 7 sono in dubbio, una mamma dopo la tragedia vergognosa parata di eh, politici. E poi questa, eh, notizia che è davvero struggente, eh, che sono i volti di quelle persone che hanno perso eh, la vita proprio sul ponte eh, Morandi, famiglie, fidanzati, amici e bambini, i eh, volti mh, delle eh, vittime. Andiamo avanti con la prima pagina del tempo che apre così tanto, non paga mai nessuno, impuniti di Stato, decenni di ponti crollati, 20 processi, mai mezzo colpevole per i morti di Genova, il Premier Conte vuole pene severe prima delle condanne, le carte segrete sul pericolo del viadotto della Magliana. E poi ancora il tempo di Oscio con l'articolo di Marcello Veneziani, Toscani, Benetton e i Maletton camiseria, miseria, c'ho la maglietta rossa a lava. Questo il virgolettato sempre in romanesco del tempo di Oscio. Poi di eh, spalla le eh, telefonate dei genovesi al 112, fate presto! È venuto giù gli audio eh, shock. Poi ancora opere sotto esame in Italia: psicosi da Cavalcavia, oddio, è un eh, Morandi. E poi la denuncia di autostrada dei parchi. Gli aumenti della 24 nelle tasche eh, dell'ANAS in basso, ecco le ultime trappole web per i ragazzini, boom di sexting e cyberbullismo. Per un giovane su due è normale condividere anche materiale intimo. La prima pagina del messaggero autostrade, tensione nel governo, il disastro del ponte via la concessione e Di Maio attacca, il titolo cede il 22% in borsa, interviene la Consob, la Lega frena, noi processi emotivi, il dramma degli sfollati a Genova. Poi sotto la testata calciomercato Monchi, il DS della Roma, Anzonzi più forte di Malcolm, adesso la Roma è al completo e quindi Areta Franklin, addio alla regina dei... Blues Brothers e eh, della uh, Black Music. E poi in eh, taglio medio la fotonotizia, eh, ecco il contratto, la revoca della convenzione costerebbe quasi 20 miliardi, il reportage non resteremo soli, la superba Genova vuole eh, reagire ancora, i no che frenano l'esecutivo, gronda, tappi, infrastrutture, tutti i boomerang del Movimento eh, 5 Stelle. In basso avvertita anche a eh, Roma un'altra scossa, il eh, 5.1 fa tremare il Molise, paura ma pochi eh, danni. La prima pagina del manifesto che apre così a caro prezzo, mentre a Genova ancora si cercano dispersi, il governo apre il fronte concessione, annuncia la revoca, ma deve prendere atto che servirebbe una battaglia legale lunga e incerta, con il rischio di pagare altissime penali. La Lega frena i 5 Stelle, parte una trattativa con autostrade, rifate il ponte e pagate i danni. E poi... Sotto la testata di Maio contro il PD, Benetton, accuse e eh, boomerang. La prima pagina della eh, verità: tutti i favori ai Benetton, gli imprenditori eh, cocchi della sinistra per il disastro del ponte di Genova: 38 morti, 15 feriti, tra i 10 e i 20 dispersi. Una violenta polemica fra il governo e la famiglia titolare della concessione autostradale. Vi raccontiamo come l'ha ottenuta il blitz notturno con cui il PD di Renzi l'ha prorogata. I Regali erano cominciati con Prodi e poi in taglio medio due bombe contro la Lega, cercavano il morto a guato a Treviso. Il primo ordigno serviva a richiamare folla, il secondo a uccidere. Rivendicazione degli anarchici. In basso, coperti dai vertici della chiesa, 300 preti pedofili. L'atto d'accusa della magistratura americana sconvolge. Il eh, Vaticano, la prima pagina del eh, mattino, autostrade, governo diviso, tensione sulla revoca della concessione, i 5 Stelle attaccano, Atlantia cade in borsa, interviene la Consob di Maio, la sentenza c'è già, ci sono i morti, la Lega frena, no a processi emotivi, subito gli eh, indennizzi. E poi anche sul mattino eh, guadagna spazio in prima pagina l'addio ad Aretha Franklin, la, la regina del sole che eh, chiedeva respect e poi... In ehm, Taglio Medio, chiaramente eh, siamo eh, sul mattino quotidiano di Napoli e eh, c'è ehm, in evidenza eh, in prima pagina il eh, volto dei quattro ragazzi di Torre del Greco che hanno eh, perso la vita sul ponte Morandi, i nostri figli uccisi dall'incuria, non vogliamo i eh, funerali di eh, Stato, la rabbia di Torre del Greco nelle, eh, racchiusa nelle parole del papà di una delle eh, quattro giovani eh, vittime. Sicosi, eh, ponti in campagna, anas via i lavori, polemiche sulle crepe a Castellamare. Benevento il Morandi è chiuso mh, ai eh, tir di spalla per il calcio. Intervista al patron del Napoli de Laurentiis, diamo tempo ad Ancelotti, il Napoli volerà eh, l'avvenire eh, con eh, l'apertura, Genova, dolore e accuse, le vittime sono 38, si scava il via alle inchieste del governo contro autostrade e concessione a rischio dopo il crollo del ponte Morandi, centinaia di sfollati e scia di roventi polemiche, il Movimento 5 Stelle contro l'esecutivo Renzi, favori i Benetton, la replica, Sciacallaggio, nuovo viadotto in un anno. E andiamo a chiudere con il sole 24 ore eh, che apre così eh, polemica eh, su eh, revoca della concessione Atlantia precipita in borsa a meno 22,2% eh, il governo prima parla di stop poi frena e insegna la commissione d'inchiesta si scava ancora, mancano all'appello 10-20 dispersi, il bilancio sale a 38 morti, casi inagibili 60, eh, pardon, 600 eh, sfollati da regione e comune in arrivo 340 45 alloggi e poi ancora in taglio medio dai pedaggi, 43,7 miliardi, utili per 2,1 in 16 anni. E poi il piano per evitare la fuga dei container, l'annuncio nuovo ponte entro il 2020. Lasciamo i quotidiani nazionali, torniamo sui locali e iniziamo a sfogliare le pagine interne del centro, pagina 2, eh, nella quale eh, l'attenzione la, eh, viene guadagnata dalla eh, scossa di ieri sera, ore 20 e 19, epicentro eh, a qualche chilometro da Monte Cilfone, in provincia di Campobasso, a profondità di eh, 9 chilometri, eh, sisma, eh, nuova scossa, eh, paura in Abruzzo. L'epicentro è ancora in Molise, danni a Palata e Guglionesi, tutti in strada, decine di repliche nella notte. Stop ai treni tra Ortona, Termoli e Foggia. E poi ancora mentre in queste foto vediamo alcuni calcinacci che sono volati giù qui all'interno di una chiesa ma anche. Nei pressi di altre eh, strutture e poi in basso a Vasto, eh, chiuso per precauzione il viadotto nella zona sud del Chietino, la gente ha sentito un boato: apprensione all'Aquila, Pescara eh, e Teramo. E poi altre testimonianze, in particolare nel centro Morisano che ha vissuto la tragedia del 2002, a San Giuliano il terrore come avvenne. 16 anni fa parla Antonio Morelli, padre di Morena, una delle vittime del crollo della scuola. L'adrenalina l'abbiamo spesa tutta nel 2002, un pensiero ai morti di Genova. Ho visto persone in strada, danni non ce ne sono in paese, ma a queste cose non ci si abitua mai. Poi ancora, Andiamo avanti e siamo alla pagina Abruzzo, si torna a parlare della sicurezza dei ponti, autostrade, bloccati i lavori su A24 e A25, parla Fabris, vicepresidente di strada dei parchi, per ora i nostri viadotti sono sicuri ma siamo preoccupati per il futuro se non arrivano dei fondi. E poi in basso lo rivela una lettera del Ministero, la regione è dirotta 15 milioni per riparare le autostrade. Così i fondi per allungare l'asse attrezzato motochi di Pescara saranno spesi per l'emergenza. Eh, ma un eh, documento eh, svela, bocciati 3 miliardi di finanziamenti statali, la denuncia dell'ambientalista eh, Augusto eh, De Sanctis. Il Codacons, ecco i eh, ponti a rischio. L'associazione stila un elenco e allerta i prefetti e la CNA difende i eh, camionisti. Il caso in Val di Sangro, chiuso anche il ponte, spostato attraverso il Sangro. La prima denuncia del centro risale addirittura al 1993. E ora siamo alla pagina Abruzzo e l'argomento è quello delle elezioni regionali, in particolare della scelta della data per tornare alle urne dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso, elezioni braccio di ferro su due date. Di Pangrazio firma il decreto che scioglie il consiglio, si vota sulla carta il 22 novembre, ma tutto può slittare di un mese. Toccherà alla presidente della Corte d'Appello e la la Fabrizia Franca Bandera a scegliere eh, due leggi in conflitto tra di loro hanno creato questa eh, doppia mh, soluzione. E poi ancora ehm, c'è l'appello del Movimento 5 Stelle, fate presto, la consigliera Sara Marcozzi preoccupata per otto mesi di eh, paralisi istituzionale e poi ecco l'assist di eh, Gasparri eh, per dilatare di molto i eh, tempi. Su questo argomento abbiamo ascoltato ieri il. Consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, che è anche tra i eh, papabili eh, per la candidatura a eh, governatore sul fronte eh, centrodestra. Ascoltiamolo al microfono di Paolo Renzetti. Febo, si guarda già alle prossime elezioni, è sciolto il Consiglio, il centrodestra ribadisce la volontà di andare alle urne in autunno. Qualcuno sta cercando di spostare la data delle elezioni che sono sicuramente o l'ultima domenica di novembre o la prima di dicembre perché ci sono tutti i tempi per arrivare a queste che sono date. Non è pensabile spostare le elezioni a gennaio o a febbraio perché chiaramente l'Abruzzo ha molti comuni oltre i mille metri e quindi magari aspettare addirittura marzo. Cioè un anno, un consiglio regionale, una giunta che non ha prodotto nulla se non spese per, per i cittadini, eh, con un'economia che è quella che è, l'ultimo dato drammatico, quello delle, delle presenze turistiche, meno 16% come ultimo dato, siamo l'ultima regione d'Italia, l'unica regione insieme a Molise a per questi dati negativi e quasi scherza nel, in un cambio di vertice che mi sembra che gli abussesi oramai chiedono a gran voce. Capitolo candidati di Forza Italia, ci sono tanti nomi in ballo, c'è anche il suo, quello del sindaco di Chieti di Primio, del sindaco di Prato Ladinino, ci sono tanti nomi. Cosa farà Forza Italia in vista di queste elezioni, anche e soprattutto dopo la frattura con la Lega in Abruzzo? No, Mario, non c'è stata nessuna frattura, sono momenti di confronto ehm, che magari portano a sembrare che non c'è nessuno, c'è un confronto aperto, un tavolo regionale che già si era riunito, si continua a riunire, andremo con la Lega a cercare eh, il candidato più forte che dà più eh, certezze della vittoria, che riesce a mettere insieme eh, tutta la coalizione, che ha un programma eh, che tutto la coalizione sostiene, io sono onorato che Forza Italia ha messo anche a, a tenuto in considerazione il mio nome, vedremo che cosa succederà. Siamo soddisfatti del lavoro, almeno per quanto mi riguarda, fatto in questi 52 mesi come opposizione, mi sembra di aver denunciato ciò che stava accadendo in Abruzzo e le mie denunce hanno portato, credo, ad un risultato negativo per chi, per chi ha governato e dà la possibilità a chi magari ha esperienza anche prima prima di governo e poi di opposizione di poter presentarsi con un volto diverso. E ora le pagine della cronaca a Pescara sul centro. Io massacrato per aver chiesto silenzio. Parla il nigeriano ferito nella rissa a Rancitelli a Pescara. Il 33enne in ospedale racconta l'aggressione di domenica sera. Ieri la visita di Blasioli, il vice sindaco di Pescara, per esprimere la sua solidarietà. E poi in taglio medio moto contro Furgone, 21enne ferito. L'incidente si è verificato l'altra notte sulla riviera nord il eh, giovane è mh, ricoverato. E poi ancora, eh, morta dopo 13 giorni la donna ustionata. L'incidente era avvenuto a Carpineto della eh, Nora. Narita Basile, 61 anni, era stata investita da una fiammata a casa della vicina mentre eh, preparavano la eh, salsa eh, di eh, pomodoro. E poi in eh, taglio medio, operazione dei carabinieri, ricattano un cliente con un video, arrestati, eh, arresti domiciliari per due transe. poi questo striscione che ieri è apparso all'esterno, All'interno dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara, vicini al dolore di Genova, striscione per la tragedia di Genova, uno striscione esposto dai tifosi del Pescara. Avanti ancora eh, le spiagge eh, sono semideserte, i turisti snobbano la città, i balneatori dicono presenze crollate del 25% ma nei ristoranti la mh, clientela eh, resiste. Poi ehm, le parole di Emilio Schirato registriamo un calo anche negli alberghi, colpa forse del maltempo. Padovano mh, sul fronte balneatori, quest'anno molte persone non hanno confermato palme e eh, ombrelloni e gli agriturismo restano le mete preferite. Col Diretti dice che i menù tipici sono il successo di queste strutture, ecco perché i vacanzieri sono in aumento. E poi ancora ehm, dal vescovo al sindaco, ecco le vacanze dei VIP, Alessandrini trascorre le sue ferie in Salento, Sebastiani, il presidente del Pescara, volerà in Croazia, Monsignor Valentinetti in pellegrinaggio in Terra Santa, il primario Albani eh, resta al eh, lavoro. E domani eh, c'è il eh, concerto di Armani, proseguono gli eventi estivi. L'assessore Cuzzi dice per lo Stato sociale c'erano 15.000 eh, persone. Avanti ancora: mercato ittico all'ingrosso tra sporcizia e degrado. Sopralluogo a sorpresa del consigliere 5 Stelle di Pillo all'interno della struttura. Spuntano rifiuti e magazzini abbandonati, il comune eh, deve eh, intervenire. E poi ancora eh, la a pagina di eh, Montesilvano: la cronaca, picchia la compagna e fugge. Ricercato, la donna si è rifiutata di consegnargli del denaro. L'uomo ha fatto perdere le tracce e sarà denunciato. E poi in taglio medio la stazione ex Fea nel degrado, chiusa da vent'anni e abbandonata ai cittadini. Facciamoci un parcheggio e poi a Città Sant'Angelo eh, che si eh, divide sulla nuova Pescara Savini, eh, commercianti e artigiani angolani penalizzerebbe il nostro centro storico, Galli favorevole, dobbiamo fare sistema, bisogna entrare nell'area eh, metropolitana e su questo argomento ieri abbiamo ascoltato il sindaco di Città Sant'Angelo Gabriele eh, Florindi la legge sulla nuova Pescara è cosa fatta ormai già da qualche giorno dopo l'approvazione in Consiglio e c'è chi pensa di allargare questa nuova Pescara anche a Città Sant'Angelo. Qualche amministratore ne ha parlato e si è detto possibilista. Qual è la posizione del primo cittadino di Città Sant'Angelo? Ma innanzitutto eh, tengo a precisare, anche se tutti già lo sanno, che se un domani Città Sant'Angelo dovesse o volesse entrare nella Grande Pescara lo potrebbe fare solo e esclusivamente dopo aver sentito la, la sua popolazione con un referendum popolare. Io nel 1985, quando ho iniziato a fare la mia carriera politica, partecipai a una riunione all'Università di Chieti dove si parlava di area metropolitana, quindi parliamo di 30 anni fa, dove già si aveva una visione di insieme. Ma io porterei ulteriormente all'attenzione dei nostri telespettatori anche il fatto che esistono in Italia già le città metropolitane, quindi già... Buona parte di queste cose già è legge. Quindi Città Sant'Angelo, avendo l'uscita Pescara Nord, avendo il polo commerciale forse il più importante d'Abruzzo, non è vero che farà la periferia della Grande Pescara, ma può giocare un ruolo importante per questo nuovo contesto, questa nuova configurazione politica. Quindi al, a, ai posteri eh, diciamo, il futuro eh, speriamo che eh, ci sia una visione globale eh, e che i campanili che fino adesso hanno bloccato alcune realizzazioni importanti, vedi il Casello Autostradale, vedi altre, tipi, altre realizzazioni, eh, vengono eh, in qualche maniera superate. Quindi Gabriele Florindi da sindaco ma anche da cittadino se domani si dovesse andare a votare, ci dovesse essere un referendum voterebbe sì. Io voterei sì perché secondo me è il futuro che, ci, che, che ce lo impone, cioè con le esigue risorse che hanno gli enti, con i, i trasferimenti da parte dello Stato che vengono sempre meno, con un, di, di, di unione, con un discorso di unione queste cose potrebbero migliorare di gran lunga i servizi da, da dare e dedicare ai nostri cittadini. Siamo a Francavilla, sempre sul centro, stasera il concerto di Nina Zilli di Vieti e Strade Chiuse in centro, la cantautrice Piacentina si sviverà alle 21.30 in Piazza Croce per la festa di San Franco, limitazione al traffico a partire dalle 18, deviazioni per gli autobus della Tua sulla Nazionale. e A Penne al via 4 milioni di lavori per la zona della Portella, sono in arrivo i fondi per risolvere i problemi idrogeologici della parte est. Il il comune prevede di appaltare l'intervento entro il prossimo 12 di novembre. Pagine di Chieti: i danni del nubifragio. La città cade a pezzi, cede il muro di 10 metri. A Chieti, come detto, a rischio il ponte di via Forlanini, si apre una voragine sull'asfalto. Frane e smottamenti bloccano decine di strade. Divieti. Eh, anche, divelti, pardon, anche i eh, San Pietrini, e poi in basso automobilisti eh, salvati nei sottopassi, portati a spalla dai volontari di Teatro e Soccorso e del NOT, eh, schierati in eh, prima eh, linea, e poi. Operazione dei carabinieri a vasto e San Salvo, blitz nelle case della droga, 14 arresti, gli appartamenti di tre famiglie Rom trasformati in negozi di cocaina ed eroina, stroncato giro d'affari da 40.000 euro al mese, ho pulito il giardino e mi danno la coca. Ecco le intercettazioni dei tossicodipendenti indebitati, ho dilapidato 16.000 euro e una macchina. E ora le pagine di Teramo con la sanità che cambia, Asle 130. Assunzioni dal primo settembre sono infermieri e operatori sociosanitari. Fagnano, il manager della ASL Teramana. In tre anni abbiamo creato 854 posti di lavoro, di cui 535 eh, fissi. E poi in basso, eh, Vigilessa licenziata per la seconda volta, denunciò colleghi per violenza, ma è stata condannata per calunnia. L'avvocato annuncia eh, ricorso. E poi il ferragosto sulla costa, spiagge ridotte a discariche, ragazzi in coma per l'alcol, la tradizione della notte in riva al mare rovinata da eccessi e in, inciviltà. In la situazione è peggiore a Tortoreto dove sono stati organizzati due rave party illegali, un vigile urbano salva un adolescente con una manovra di rianimazione a Roseto-Scempio sull'Arenile per i rifiuti, a Silvi il sindaco invia una ruspa per coprire le buche preparate per i falò e la guardia costiera pattuglia il paese. Marino. Mentre in 20.000 a Roseto applaudono i fuochi, circa 2.000 giovani al Manacara per il Togaparti, altri affollati di turisti per la cattedrale riaperta. Possiamo fermarci per il momento, noi diamo spazio alle previsioni del tempo, poi alla pubblicità e poi ci ritroviamo con la seconda parte di mattino 6. Di nuovo buongiorno, seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con le pagine del messaggero Abruzzo. L'allarme dopo Genova, se fossero pericolose avremmo già chiuso le autostrade. Il vicepresidente del concessionario Strada dei Parchi rassicura su A24 e A25. Se non si sbloccano i fondi per i nuovi lavori, la concessione torni allo Stato. Il sindaco dell'Aquila Biondi con una lettera ha chiesto una relazione sulle manutenzioni preventive. E, eh, programmate e poi ancora a, a Teramo eh, preoccupa il viadotto di San Gabriele dal eh, Salinello lungo la A14 il più alto d'Abruzzo 130 metri l'anno scorso si verificò il eh, distacco eh, di eh, Calcinacci e poi ancora mh, le eh, pagine di eh, Pescara Blasioli un eh, Ferragosto in prima linea Alessandrini in ferie vice sindaco operaio al lavoro chiederò all'ANAS di seguire controlli assa attrezzato l'area di risulta è un'occasione da non perdere, dichiara, la scommessa del mercato etnico, lo scetticismo sulla filovia cellulare sempre acceso per eventuali emergenze, ieri in ospedale la visita al nigeriano ferito nella maxi rissa con i rom a Rancitelli. E poi in basso l'assessore Cuzzi gongola in 15.000 al concerto dello Stato sociale. L'assessore celebra i grandi numeri dell'affluenza in città. Sconfitto il maltempo. Eh, domani c'è eh, Marco Armani. E poi ancora Nina Zilli sul palco di Francavilla dopo il successo di Sanremo. L'artista fa tappa alle 22 davanti alla stazione con il suo eh, Ti amo, mi uccidi tour. Il concerto rientra nei, festeggi nei festeggiamenti per San Franco. Domani il Club con i fuochi d'artificio a mezzanotte sabato al Teatro D'Annunzio di Pescara. Il cantautore Fabrizio eh, Moro chiude il p Fest. E poi in taglio medio Lu Quart da Pit c'entra il poker al eh, paglio delle eh, pupe a cappelle eh, sul tavolo e ora le eh, pagine eh, dell'Aquila eh, tre eh, nevi, e eh, stagione normale Campo Imperatore riparte così, l'obiettivo minimo è rientrare nel consorzio e lasciarsi alle spalle le criticità degli anni scorsi Ferragosto in parte rovinato dal maltempo ma la conta delle presenze in quota è, è positiva, l'amministratore del centro turistico del Gran Sasso Dino Pignatelli annuncia il restyling delle strutture ma per l'albergo ci sarà eh, da eh, attendere Tendere. Mm, e poi ancora... In taglio medio, bel vedere campate d'acciaio al posto eh, delle, eh, delle attuali. E poi la fontana luminosa, sempre all'Aquila, col tricolore in segno di lutto per eh, i fratelli di eh, Genova. E, eh, andiamo eh, avanti, Basilica, eh, stra, eh, Basilica Stracolma, niente giochi di luce, per colpa di una nuvola eh, rimasti delusi gli oltre mille curiosi che hanno affollato con le maggio, nel pomeriggio di Ferragosto. Pol per i disguidi eh, dell'apertura del parco sole e per la raffica di multe dei vigili urbani nella zona attorno. E poi eh, per questo weekend parte il festival del fantasy, poi sagre e eh, tanta musica, il tutto sulle tracce del drago, vediamo di cosa si tratta nel servizio. Mm. Dal 17 al 19 agosto torna al parco del Castello dell'Aquila il Festival Fantasy sulle tracce del drago. Organizzato dall'Aquila Rinasce, attualizzando un format ideato negli anni 90 da Salvatore Sant'Angelo, da lui stesso definito una sorta di scatola magica in grado di cucire linguaggi diversi, quello musicale, artistico, ludico, del design, della letteratura di genere, per creare un unicum che, pur rinnovandosi costantemente nei Contenuti, si ripete da ben nove edizioni, quattro delle quali consecutive. L'edizione 2018 sulle Tracce del Drago ospiterà concerti di musica celtica e medievale, una mostra di miniature fantasy, oltre a stage di pittura, conferenze, arene multimediali, dimostrazioni di arti marziali, dibattiti, presentazioni di libri, seminari e laboratori. Giochi di ruolo e da tavolo, proiezioni di film, animazioni per i più giovani a cura del Lodobus, dei Beorniani d'Abruzzo e del Distretto 88. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno Paolo Paron, Adriano Monti Buzzetti, Piero Visani, Pietro Piccerilli, Corrado Camilli, Giovanni Marconi, Riccardo Masini, Gianluca Comastri e Luca Cetti. Tra le attività ci sarà un'area videoludica all'interno dell'auditorium che ospiterà dimostrazioni e tornei dei titoli del momento. La proposta musicale prevede Ixia, Emian, Puff Purple e gli Zero Nine, i Poison Garden, i Deep Purple, la Bim Bum Bam Cartoon Band e DJ Osso. Tutte le sere, al termine delle attività, ci sarà l'animazione del DJ set. Sempre eh, sulle pagine aquilane del Messaggero, ma eh, qui siamo in particolare eh, nella eh, Marsica. Nuova eh, antenna scoppia la polemica. Ceglie del PD sono dannose solo quando c'era di Pangrazio con la nuova amministrazione pronte tutte le autorizzazioni. Il segretario Democrat contro eh, gli organi di informazione e con chi è passato in maggioranza. Oscurato il eh, problema. Nessuna decisione eh, su eh, paterno per la T. È passato il silenzio ha senso. Avanti ancora e siamo sulle pagine di Chieti. Strade devastate, crolli e frane, danni per 2 milioni di euro, voragini, fogne rotte, auto intrappolate. Chiesto alla regione lo stato di calamità, paura in via Forlanini, si è sbriciolato il muro di contenimento del eh, ponte. Le parole del sindaco Umberto Di Primio, due bombe d'acqua eccezionali dal Colle allo Scalo e emergenza, un fiume di fango in via Tiriscola. E poi di spalla il teatro Marrucino cerca altre maschere. L'avviso pubblico indetto dalla deputazione: il bando è solo per i giovani dai 18 ai 32 anni. poi per la cronaca, a piedi pagina, leggiamo: evade dai domiciliari per difendere la fidanzata molestata. Un teatino 56enne attraversa a piedi tutta chieti e picchia il dirimpettaio della compagna. Lui la infastidisce. E poi ancora ferita nel viadotto Rita ancora operata la fase critica non è stata superata per la quarantenne originaria di Lanciano ci sono segnali di miglioramento in ospedale viene tenuta sedata intubata ora è stabile ha fratture agli arti e traumi a livello polmonare e intestinale la sfortunata Rita Giancristofaro che era appunto sul viadotto Morandi a Genova ora appunto è in condizioni eh, serie e sta eh, lottando eh, per restare in eh, vita. E poi a, a Lanciano eh, una eh, voragine nel negozio eh, di Corso Trento e eh, Trieste, in eh, basso, ehm, chiuso a Vasto, il eh, supermarket di eroina e cocaina gestito nelle case di alcune eh, famiglie di origini rom. Vediamo il eh, servizio. Blitz all'alba dei carabinieri di Vasto che hanno messo fine a un traffico di sostanze stupefacenti gestito da tre famiglie rom che fanno capo ai Bevilacqua, L'Acqua e di Rocco e ai De Rosa. 15 le persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Vasto, Gabriella De Lucia. 12 sono finite in carcere, tra loro 7 uomini e 5 donne. Altri due domiciliari e una persona con l'obbligo di dimora nella provincia di Chieti. L'operazione è scattata alle prime luci del giorno e ha coinvolto anche un elicottero e cani antidroga. Tre le abitazioni individuate dai carabinieri e ritenute i punti nevralgici per lo spaccio soprattutto di cocaina ed eroina. Una casa a San Salvo gestita da tre nuclei familiari, una a Vasto in cui vivono due famiglie e una a Casa al Bordino. L'operazione, condotta insieme al nucleo investigativo di Chieti, ha portato al sequestro di 600 grammi di eroina in 26 dosi preconfezionate. 30 grammi di cocaina e circa 11.000 euro in contanti. sotto anche numerosi bilancini di precisione e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. La droga era nascosta in un deposito di legna e in alcune intercapedini dei bagni, stando alle indagini almeno 40.000 euro il guadagno mensile per ogni famiglia, un'attività come spiegato dal PM De Lucia che coinvolgeva tutti i membri della famiglia, anche i minori erano a conoscenza dello spaccio. Sono state eh, anche eh, posizionate delle telecamere all'esterno dell'abitazione degli indagati. Eh, si nota proprio una, un cospicuo via-by di, di assuntori che, eh, in qualunque ora, anche eh, in tarda notte, si recavano all'interno dell'abitazione e uscivano eh, poco dopo. E, eh, dal tenore poi del dialogo di, eh, delle intercettazioni, che eh, nelle ambientali poste all'interno delle autovetture di eh, taluni di questi assuntori, e anche dall'attività poi di pedinamento riscontro quindi di sequestro dell'attività eh, stupefacente si aveva modo di appurare che, appunto, che questi accessi anche notturni erano finalizzati all'acquisto eh, di sostanza stupefacente. L'eroina veniva venduta a 20-25 euro a grammo, la cocaina a 80. In alcuni casi veniva pagata anche con oggetti di valore come gioielli e televisori di provenienza illecita. Molti assuntori arrivavano anche dal Molise, come spiegato dal comandante della compagnia di vasto Amedeo Gonzales. Assuntori che arrivavano anche dal Molise? Anche dal Molise eh, sì, eh, c'era un assuntorio o da, da altre parti della provincia di Chieti. Eh, sono stati fermati tossicodipendenti molisani, insomma, del, del, non dell'Alto Molise ma del Nord del Molise, eh, che appunto venivano in San Salvo, prevalentemente in San Salvo, per quanto riguarda i molisani, ad approvvigionarsi di sostanze per uso personale. Pagine di Teramo del Messaggero: Via Longo nelle case popolari. Scenario molto preoccupante. Ieri sopralluogo di sindaco e assessore: è impossibile utilizzare questi immobili. D'Alberto, il sindaco di Teramo, scelte non felici in passato: fatiscente eh, gran parte degli appartamenti. Eh, regione e Governo finanziano il recupero dell'edilizia residenziale eh, pubblica. E poi ancora eh, di Spalla: anteprima del eh, di Venanzo e tante sagre nel weekend. Intanto record a nuovo per eh, l'evento il paese del gusto 80.000 le eh, presenze e in basso eh, matrimoni da favola e vip boom di eh, presenze a mh, silvi eh, avanti ancora siamo a giulianova festa troppo alcolica boom di ricoveri sono una settantina i giovani e giovanissimi del terramano finiti all'ospedale dopo i parti di ferragosto in riva al mare 5 in principio di cometilico una ragazza di cui 15 anni è ricoverata Giulia Nova e gli altri ragazzi a Santomero e Atri. In taglio medio. Crolla un pino sulla monumentale Via Crucis del santuario della Madonna dello Splendore. Ci sono altri tre alberi da abbattere dopo il sopralluogo dei vigili con un agronomo. Proseguiamo. E passiamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Pagina 3: La scossa in Molise fa tremare l'Abruzzo. Nuovo terremoto, magnitudo 5.2 in provincia di Campobasso, sentito distintamente sulla costa. La scossa è stata avvertita anche nel Terramano, soprattutto lungo la costa adriatica. E poi ancora l'emergenza viadotti, con la presa di posizione ieri attraverso una nota di strada dei parchi che rassicura gli abruzzesi, parla il vicepresidente Fabris. Se le nostre autostrade fossero pericolose, non sarebbero state aperte. Le differenze: le autostrade della nostra regione sono diverse da quelle di Genova, sono realizzate con metodi tradizionali poi eh, i eh, ponti della eh, provincia monitorati da tempo il presidente di Sabatino ricorda i tanti interventi sulle mh, strutture eh, di sua eh, competenza, di competenza dell'ente eh, provincia eh, di Teramo e questa mattina il eh, sopralluogo di eh, sindaco e assessori per verificare lo stato dei ponti San Gabriele eh, San Ferdinando e San Francesco a Teramo, chiaramente sempre a Teramo, via Longo. Dopo l'ausing, resta il degrado tramontato. L'operazione di recupero, il sindaco va in sopralluogo per valutare lo stato delle tre. Palazzine, la situazione è emersa è preoccupante e conferma la non felice scelta fatta in passato, dice il primo cittadino eh, teramano. Anche Teramo punta sull'educazione civica: l'amministrazione comunale aderisce alla proposta del Lanci eh, per introdurla come ma in materia curricolare a, a scuola. Eh, parla l'assessore Marroni: eh, eh, bisogna imparare ad essere eh, cittadini responsabili fin dalla più tenera età. E proseguiamo, siamo alle notizie dalla provincia. Come abbiamo già visto, ferragosto di alcol e vandalismi sulla costa. Decine di ragazzini al pronto soccorso per i bagordi e spiagge libere devastate da parti non autorizzati. All'alba di ieri, le prime immagini del disastro sulle spiagge libere, assaltate da comitive di incivili, hanno iniziato a circolare sui social, destando indignazione e polemiche, indignazione legata alla maleducazione. Poi parte da Castilenti la rinascita di Borgo Panigale, i dipendenti del GED SRL rinunciano alle ferie per produrre le travi per l'autostrada distrutta dall'esplosione. Le parole dell'amministratore dell'azienda, gli operai si sono dimostrati subito disponibili quando hanno capito di cosa si parlava. Poi ancora a Sant'Omero dubbi sulla sicurezza del municipio, incendio all'ufficio protocollo, la municipale invia una relazione in procura. L'alternativa potrebbe essere l'ex sede della Unione dei Comuni ma è stata messa in vendita. E poi a Giulianova, a Colonia e Ospizio Terra di Nessuno, segnalazioni sulla presenza di giovani e di anziani dentro il Rosa Maltoni. La presenza di persone di una certa età fa pensare a giri non cristallini all'interno dell'edificio. Poi ancora a Roseto il sindaco promuove la stagione rosetana: tanti eventi e tantissime presenze in città, i numeri ci daranno ragione. Poi sul fronte bike sharing non è partito perché non ci sono stati stati interessamenti, qualcuno voleva l'affidamento eh, diretto. Eh, la eh, pagina dello sport eh, della città, pagina eh, 18, il mercato del mh, Teramo, eh, mh, pardon, Teramo, il mercato non cancella i dubbi con Santoro completata la mediana, si spera ancora in Fiordaliso, ma ci sono ancora delle mh, criticità e poi eh, sul fronte eh, Gironi il Teramo dovrebbe essere confermato nel raggruppamento nord-est che sarebbe a 20 squadre, il girone B chiaramente, come quello del nord-ovest visto il mancato ripescaggio di Catania, Siena e Novara domenica seconda giornata di coppa uh, a uh, Rieti um, e um, in basso a Roseto torna uh, l'appuntamento con il torneo di tennis città delle rose gli organizzatori ampliano la competizione prevedendo la partecipazione delle giocatrici di terza categoria um, andiamo a vedere le um, prime uh, pagine dei quotidiani nazionali prima di andare sulle pagine di sport locali ricordando che eh, oggi c'è il gong per il calciomercato di serie A e di serie B eh, questa sera alle ore 20 sarà chiusa la sessione estiva ci sarà un'altra settimana invece per il mercato di serie C Gazzetta dello Sport eh, ore 20 il mercato chiude brividi finali il Milan ci prova fino all'ultimo per Milinkovic ma segue anche Rabiot il Real stoppa Modric ora vuole denunciare l'Inter Zonzi già esalta la Roma Napoli in porta ecco eh, Ospina e poi eh, Samp e Genoa si eh, fermano, la Lega Calcio ha accolto la richiesta dei due club dopo la tragedia per il eh, crollo del Ponte Morandi, rinviati i match di domenica contro eh, Fiorentina e eh, Milan. E poi in basso Sacchi, questa Juve è da eh, Champions nell'analisi dell'ex allenatore del Milan e CT, ehm, ed ex City della nazionale, il Corriere dello Sport, inequivocabile questa apertura Genova eh, per noi con eh, questa vignetta che da ieri circola sui social, un tifoso del Genoa e un tifoso della eh, Sampdoria che idealmente si abbracciano e creano il eh, collegamento tra i due eh, lati del Ponte Morandi dopo appunto il eh, crollo. Eh, davvero eh, bella questa eh, immagine, la eh, tragedia riapre una discussione senza tempo ma Inevitabile tra gli appassionati di sport, cioè tra chi vorrebbe che si giocasse lo stesso eh, al di là delle gare delle due genovesi e chi vorrebbe che invece tutta la giornata di campionato, ovvero la prima in questo caso di serie, A, eh, fosse rinviata. Napoli, il guardiano Eo Spina dall'Arsenal. Arriva il portiere della nazionale colombiana a prestito con diritto di riscatto e ora. Tutto sport che apre eh, così, eh, Juve o Milan, eh, colpo in eh, Serbo, gioco di parole perché il Serbo in questo caso è anche il giocatore eh, conteso, ovvero Sergei Milinkovic Savic, il centrocampista del eh, Lazio. Mm, Milinkovic accende una sfida che si proterrà anche nel 2019. I rossoneri ci provano in extremis, ma i bianconeri sono vigili. Pianic 2023, accordo dopo il mm, rinnovo, dopo il eh, Chievo. E poi Spalla, colpo eh, toro preso Gigi e, eh, presi Gigi e eh, soriano. E poi eh, sotto la testata una serie eh, di eh, richiami, eh, mh, in basso caos campionati, gravina, stoppa la C, non si parte e lunedì si decide lo mh, sciopero. Eh, torniamo sui quotidiani eh, locali e andiamo eh, sul. Centro, parliamo di Pescara a poche ore dalla chiusura del mercato, praticamente la chiusura è fissata a tra circa 11 ore. La Juve chiede Elisalde, lui vuole restare a Pescara. I due club hanno l'intesa per il prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro, ma l'Uruguayano preferirebbe continuare con Pillon. Oggi, la risposta definitiva, se dovesse cambiare idea, Clemenza potrebbe trasferirsi in Abruzzo. Brugman, la società, attende lo scatto eh, del eh, Parme. Poi in basso sciopero eh, dei eh, calciatori, lunedì si decide, l'asso calciatore incontrerà i capitani delle squadre di B per far esitare l'inizio del eh, campionato. E poi mh, Teramo Santoro è fatta, ora pressing per Fiordaliso, oggi è atteso l'annuncio dell'arrivo del 19, della 19-enne mezz'ala dal Palermo, domenica Ariete a porte chiuse, forse ulteriore rinvio dell'inizio della serie C. A Chieti invece torna eh, Consorti, farà l'osservatore Miglianico su eh, Polisena. Eh, vediamo anche la prima pagina del messaggero Abruzzo lo sport chiaramente eh, Pescara e eh, Juve prove di eh, shopping eh, Maxi operazione aperta con i bianconeri ma il mercato estivo chiude stasera alle 20 trattativa Elisaldi ai campioni d'Italia prestito con diritto di riscatto eh, 4 milioni con la squadra di Max Allegri resta aperta la possibilità anche di uno scambio Bunino-Clemenza eh, eh, poi eh, l'interrogativo posto dal messaggero Serie B Sal la prima e poi per il basket Sharks si riparte da Rocca Porena. E poi per la Serie C, su Sulto Fratangelo, Teramo ti do di più alla sua terza stagione con il Diavolo. L'attaccante ventenne smentisce le cavolate, tra virgolette, fuori dal campo e garantisce l'impegno. Per la Serie D Real Giulianova, il primo scoglio è il San Nicolò in Coppa Italia e poi sul fronte Vastese, Giacomo Ridolfi entusiasta, Vastese piazza ambiziosa, tanti vogliono giocare qui abbiamo allestito un organico di spessore dice il patron Bolami, in basso Beach Volley, Nicolai e Lupo, vittoria e quarti di finale ad Amburgo, Montepremi di 355 dollari nel torneo per le 10 migliori coppie al mondo e per il ciclismo Alfio Bruno vince il caldo e il trofeo Città di Alanno. Noi invece ci fermiamo qui con Mattino 6 che tornerà domani mattina alle ore 8. Vi ricordo anche gli appuntamenti con il Tg6, ehm, le edizioni principali delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. In regia ringrazio Maurizio Daqui e ringrazio voi per la cortese. Attenzione, buona giornata.